È passato un anno da quando Brian e Mia si sono ritirati a vita privata con il loro figlio Jack, mentre Deckard Shaw è stato rinchiuso in un carcere di massima sicurezza. Dom e Letty si recano per la luna di miele a La Habana, Cuba, dove Toretto sfida ad una corsa lo street racer locale, Raldo, guadagnandone l'amicizia per avergli permesso di tenersi la sua auto dopo aver vinto e regalando la propria al cugino Fernando. Mentre passeggia per la città, viene avvicinato da una donna, Cipher, che gli rivela di averlo spiato per tutto il suo viaggio e gli propone di lavorare con lei. Inizialmente lui rifiuta, ma Cipher gli mostra una foto e Toretto, vedendola, decide di collaborare. Intanto Hobbs viene informato del furto di una bomba EMP che lui deve recuperare. Dopo aver riunito la squadra, il gruppo si reca a Berlino, dove riescono a prelevare l'ordigno, ma Dom manda fuori strada Hobbs e si impadronisce dell'oggetto, che consegna a Cipher. Hobbs viene portato in carcere, dove ad aspettarlo ci sarà il signor Nessuno, che gli propone di farlo scarcerare, ma lui rifiuta, insinuando che non infrangerà mai la legge. In prigione Hobbs ritrova Shaw, con cui si lancia diverse minacce. Improvvisamente la cella di Hobbs si apre e irrompono le forze speciali, ma Deckard, sfruttando il manganello elettrico di una guardia a lui vicina, manda in corto circuito delle celle, le quali si aprono scatenando il caos nella prigione. Shaw e Hobbs riescono a farsi largo fino all'uscita, dove ritrovano Nessuno ad attenderli. I due vengono prelevati e portati in una base segreta assieme alla squadra, alla quale Deckard è costretto a unirsi per trovare Cipher, rivelando il proprio legame con la donna. In passato, la geniale hacker aveva proposto a Deckard di lavorare con lei, ma questi aveva rifiutato. Quindi lei aveva contattato suo fratello minore, Owen, che invece aveva accettato, scatenando gli eventi di 2 anni prima a Los Angeles. Ora che possono rintracciarla, Deckard vuole vendicarsi per quello che Cipher ha fatto alla sua famiglia. La donna, infatti, è una cyberterrorista che nessun governo riesce a catturare. Da una parte a causa delle sue straordinarie doti di hacker, dall'altra perché essa si muove su un grosso aeroplano che riesce a volare mantenendo costantemente rotte non visualizzate dai satelliti. Prima che la squadra, a cui si aggiunge anche Eric Neisser, assistente di Nessuno, riesca a rintracciare l'aereo usando l'occhio di Dio, Cipher e Dom irrompono grazie a delle granate stordenti e rubano il programma. Letty chiede a Dom perché lo stia facendo, e la risposta è un bacio a Cipher, voluto da lei per distruggere Letty emotivamente. Tornati sull'aereo, la causa del tradimento di Dom è rivelata. Cipher ha rapito Elena Neves assieme al figlio di quest'ultima e di Dom, concepito prima del ritorno di Letty. Nonostante la rabbia, l'uomo non può uccidere Cipher e i suoi uomini senza che essi facciano lo stesso ai due, quindi obbedisce. Dom allora viene inviato a New York per recuperare un dispositivo nucleare, contenente i codici per dei missili balistici, e dopo aver temporaneamente fatto manutenzione sulla propria auto, restando per alcuni minuti non visibile agli occhi di Cipher, che lo tiene d'occhio con le telecamere della città, porta a termine il compito. Mentre si appresta a scappare, viene trovato dalla squadra di Hobbs e ne nasce un lungo inseguimento durante il quale, incontratolo in un vicolo, Dom spara a Deckard. Tuttavia, quando Connor Rhodes, braccio destro di Cipher ed ex alleato di Owen Shaw, cerca di uccidere Letty, Dom decide di salvare sua moglie, per cui Cipher, una volta tornati sull'aereo, lo punisce per il suo tradimento, ordinando a Rhodes di uccidere Elena di fronte ai suoi occhi. Viene poi inviato in Russia per recuperare un sottomarino armato di testate nucleari, delle quali Dom ha appena rubato i codici d'accesso, con cui Cipher intende ricattare le potenze mondiali. Utilizzando l'EMP montato sulla propria auto per disattivare le difese dell'ex base russa in cui il sottomarino è nascosto, lui e Rose fanno irruzione e permettono a Cipher di hackerarne i comandi. Seguendoli, anche la squadra raggiunge la base, ma non riesce a impedire che Cipher prenda il controllo del sottomarino, che si mette comunque in moto. In quel momento, con un colpo di scena, sull'aereo fantasma di Cipher arrivano Deckard Shaw e suo fratello Owen, ripresosi dal coma ed evaso dalla prigione dove era rinchiuso.
In realtà, quando a New York Dom aveva dovuto fare manutenzione alla sua auto, aveva sfruttato l'aiuto dello street racer cubano Raldo per nascondersi dalla vista di Cipher e parlare con la temibile madre di Deckard e Owen, a cui aveva consegnato il ricevitore di una microspia nascosta in un rosario che l'uomo ha lasciato sull'aereo fantasma. Quando poi Deckard era stato colpito a New York, in realtà solo una morte apparente, era stato recuperato da Leo e Santos e rianimato dalla madre, a cui Dom aveva anche fornito l'accesso all'occhio di Dio affinché rintracciassero Owen. Armati fino ai denti e desiderosi di vendetta, i due fratelli fanno irruzione nell'aereo fantasma, eliminano gran parte degli uomini di Cipher, prendono in ostaggio i piloti e recuperano il figlio di Elena e Dom. Con il figlio al sicuro, Dom può finalmente ribellarsi e, dopo aver impedito una seconda volta a Rhodes di uccidere Letty, se ne sbarazza definitivamente e torna dalla sua famiglia, con cui riesce anche a distruggere il sottomarino. Il piano di Cipher è fallito e quindi la donna, messa alle strette, fugge dal proprio aereo lanciandosi con l'ultimo paracadute rimasto. Qualche tempo dopo, la famiglia è riunita a festeggiare la loro vittoria, con l'annuncio del Signor Nessuno su come Cipher sia in Grecia, ad Atene, ma per ora non una minaccia imminente. L'uomo inoltre reintegra Hobbs nelle forze speciali, ma questi rifiuta per poter stare un po' di tempo con la figlia. Quando poi la famiglia è raggiunta anche da Deckard, che porta il bambino sano e salvo, Dom giura alla defunta Elena che il loro figlio, da lì in avanti, sarà al sicuro, e poi lo presenta a Letty e al resto della famiglia, chiamandolo Brian. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.